Vorrei dire sulla preghiera, mi è molto difficile da dire, anche perché c'è una distinzione tra preghiera comunitaria, come quella che abbiamo appena fatto ora, e preghiera individuale. E la preghiera comunitaria, difficilmente è autentica se non c'è alla base la preghiera individuale, personale. Io mi atterrò soprattutto alla preghiera personale, anche perché quella, l'animazione anche della preghiera comunitaria l'abbiamo continuamente, ogni giorno in pratica. E credo che, io ho preparato naturalmente l'insegnamento, i miei fogli sono qua, però durante questa preghiera comunitaria penso che il Signore mi abbia dettato un altro insegnamento, come dovevo farlo in modo diverso. Cercherò di dire quindi le cose. Innanzitutto, che cosa non è la preghiera? La parola stessa preghiera ci mette su un falso binario, perché ci mette nell'atteggiamento di colui che prega, che chiede, no? E non c'è una preghiera, non c'è una parola proprio adatta che esprima la preghiera, perché tra l'altro la preghiera si ramifica in molti, molti modi noi possiamo pregare. Quello che non è, lo dice Isaia già all'inizio del suo primo ministero, quando venite a presentarvi a me. Chi chiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me. Nuovi luni, sabati, assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. I vostri nuovi luni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male e fate il bene, eccetera. Allora, ecco che qui abbiamo subito Dio che rifiuta un certo modo di pregare, anche un certo modo di offrirgli vittime olocausti in suo onore, anche quando riempiamo le sue statue di ori, di argento, di manti preziosi, le statue dei nostri santi, decoriamo le pareti dei santuari con i nostri cuori d'oro e d'argento, diciamo le belle preghiere, formuliamo le belle preghiere. Ecco, di tutto questo, se non c'è il cuore, dice il Signore, è un abominio ai miei occhi. Non serve a niente, se non ad accontentare noi stessi. Allora, ecco che pregare non è dire preghiere, non è leggere preghiere, non è ascoltare messe, non è sgranare rosari. Preghiera è un'altra cosa. Qui sappiamo bene varie distinzioni, cos'è la preghiera, preghiera personale, comunitaria, liturgica, la preghiera carismatica, eccetera. Abbiamo tutte ben chiare queste distinzioni. Una cosa è certa per tutti noi, credo che dopo l'effusione dello Spirito preghiamo in un modo nuovo, in un modo diverso. Perché? Pregare nello Spirito è qualcosa di più che stare davanti al roveto ardente. Significa entrare in profonda comunione filiale con Dio,
talmente assimilati al Figlio Gesù da essere fatti partecipi del suo culto di adorazione, di ringraziamento, di espiazione, di impetrazione. Ed è lo Spirito che dà senso alla nostra preghiera, è il principio di partenza della nostra preghiera, è la nostra preghiera. È Lui che ci insegna come pregare, che cosa pregare. Dalla preghiera sappiamo bene che deriva tutto, la Chiesa, la Pentecoste, lo stesso rinnovamento, tutte le realtà che sappiamo bene che sono nate nella preghiera, dalla preghiera. Sappiamo tutte le indicazioni che Gesù stesso nel Vangelo raccomanda circa la preghiera, il pregare continuamente, il chiedere, il bussare, il cercare, con la promessa che se preghiamo nel suo nome ci sarà dato, eccetera. Tutto quanto sappiamo bene, l'efficacia, quindi, della preghiera. Ma oggi la maggior parte della gente, anche in Italia, non prega. Il 50%, il 53% di persone adulte in Italia non prega, mai, mai. E forse abbiamo colpe noi preti, noi popolo di Dio, che preghiamo male, che nelle nostre assemblee tiriamo via il culto di Dio, facciamo delle cose, ecco, ma la preghiera è un'altra cosa. E la gente non esce alimentata, non esce edificata, non ha incontrato Dio, non ha detto nulla a Dio, non ha visto nulla. La qualità della nostra preghiera dipende dalla teologia della nostra vita. E se abbiamo una teologia chiara del valore di tutta la nostra vita, San Paolo esemplifica mangiare e bere, tutto fate nel nome del Signore Gesù, allora immersi nello Spirito, appartenenti allo Spirito, innestati a Gesù, siamo partecipi della liturgia di Gesù, perché è Lui che presiede tutta la liturgia della Chiesa e quindi tutta la nostra preghiera sale a Dio attraverso il sommo ed eterno sacerdote che è Gesù. Allora tutta la nostra vita, come dice il Concilio, diventa sacrificio spirituale. Le gioie, i dolori, le sofferenze, le speranze, la fatica, le opere che portiamo avanti per l'attuazione del piano di Dio secondo la posizione che ciascuno di noi, la vocazione che ciascuno di noi ha ricevuto, tutto diventa offerta gradita a Dio che noi mettiamo sull'altare insieme al grande sacrificio di Gesù che si rinnova per noi. Ecco, nel rinnovamento mettiamo insieme, sappiamo congiungere spirito e corpo. Noi non siamo né gnostici né manichei, né spiritualisti né materialisti. E quindi allora ecco che noi lodiamo e preghiamo con tutta la nostra persona, anima e corpo, e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, anche magari in gestualità, che può essere anche problematica. Noi mettiamo insieme culto pubblico e culto privato, esercitando il nostro sacerdozio battesimale unito al sacerdozio ministeriale, quando partecipiamo ai sacramenti. E il massimo culto, lo sappiamo, è nei sacramenti e nel sacrificio eucaristico. Nelle nostre riunioni, ecco che mettiamo insieme lode, ringraziamenti, insegnamenti, testimonianze, canti, profezia, uso delle lingue e interpretazioni.
e così costruiamo un culto nuovo del popolo nuovo di Dio. Nella nostra preghiera facciamo attenzione anche a un'altra antinomia, ecco, una terza antinomia, cioè fusione e separazione. Che vuol dire? Nella preghiera convergono Dio e l'uomo, cielo e terra. Perciò, in un certo senso, si infrangono i confini del tempo e dello spazio. E la nostra preghiera, soprattutto nella nostra preghiera, si rispecchia il già ora e il non ancora. Già ora incontriamo e viviamo in Dio, con Dio, ma non ancora in quella pienezza che aspettiamo e speriamo. Per questo, quando noi usciamo dalla preghiera, quando la preghiera è stata vera, usciamo con una insaziata nostalgia. Cos'è pregare? Ecco, abbiamo appena letto ieri l'insegnamento del Santo Curato d'Ars sulla preghiera e diceva: questo è il bel compito dell'uomo, pregare e amare. Qualcosa di simile diceva Padre Matteo un momento fa. E poi cinque aspetti della preghiera che accenno velocemente. La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio. È un santo che parla. E allora, quando si prega, si è presi da una certa suavità e dolcezza che inebria ed è il nostro cuore purificato da una luce che si diffonde attorno a noi. Secondo, figlioli miei, dice, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare Dio. Terzo, nella preghiera ben fatta, i dolori si sciolgono come neve al sole. Quarto, il tempo scorre senza che ce ne vediamo. Esemplifica lui che doveva fare delle ore di cammino per andare a celebrare da un paese all'altro a sostituire dei confratelli sacerdoti malati. Ore, dice, ma il tempo volava via, non me ne accorgevo neanche. State sicuri, non mi pareva mai lungo, perché durante il tragitto pregava. E quinto, ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera, come un pesce nell'onda, perché sono tutte dedite al buon Dio. E noi invece, dice, tante volte veniamo in chiesa senza sapere cosa dobbiamo fare o domandare. L'insegnamento dei santi, ma c'è un insegnamento antico di un orante, la scuola della preghiera è la Bibbia. Qui troviamo gli esempi dei più grandi pregatori di tutti i tempi. Il come pregare, il che cosa dire, che cosa fare, c'è dentro tutto, ma io sono sempre incantato da Mosè. Mosè, che ogni giorno lascia la sua tenda e va verso la tenda del convegno, va a pregare. E tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda, e guardava passare Mosè finché fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava a Mosè. Ecco cos'è pregare. Entrare nella tenda, essere avvolti dalla nube di fuoco e parlare, ascoltare. Parlare e ascoltare. Dio parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda.
allora era tutto un popolo che si univa a pregare con Mosè. Lui era dentro, direttamente parlava con Dio. Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi tornava nell'accampamento, eccetera. È stupendo. È stupendo. Ecco, noi abbiamo bisogno di uomini che pregano così e insegnano a pregare così. Ma c'è un altro momento nella storia di Mosè, quando Mosè chiede qualcosa non per il popolo ma per sé. Quando dice, osa dire a Dio, mostrami la tua gloria. E Dio risponde, farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo, aggiunse il Signore, ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, cioè lo nasconde dietro la nube, dietro la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Cari fratelli, sorelle, tutto è qui. La teologia della preghiera è tutta qui. Si possono fare mille teorie, ci sono almeno 100 definizioni di preghiera. Ma sono definizioni, sono parole. Preghiera è questa. E allora ecco che io vi vorrei indicare, chiudendo, di fare una cosa come faccio in questo momento. Chiudiamo gli occhi e rassicuriamoci che Dio è qui. Mi metto alla tua presenza, Signore. E allora senti come subito una nube ti avvolge, è l'ombra della presenza di Dio, come nella tenda del convegno. Se sei alla presenza di Dio, non ti interessa più quello che ti circonda. Non vedi, non ascolti il rumore del mondo. Non hai forse neanche parole da dire. Non importa, stai alla presenza. E in questa presenza non sentirai, come diceva San Serafino di Sarov, nel caldo, nel freddo. E neppure il tempo avrà misura perché sei con Dio. Quando ti succede questo, hai pregato. E quando hai pregato, sarai più simile a Dio. Amen. Io ringrazio il Signore per questa ispirazione finale che ha voluto mettere nel cuore di Padre Mario, perché proprio mentre egli ci invitava a chiudere gli occhi, io avevo nel cuore l'immagine di Saulo accecato. Tu non puoi vedere la storia con gli occhi di Dio se non ti lasci prima accecare da Lui, chiudi gli occhi, rimani per 3 giorni immerso nella preghiera e poi sei capace di vedere. Orazione, la parola preghiera, ha nella prima parte la parola pregare e azione, ma in greco la parola orao significa vedere.
Chi prega vede, vede con gli occhi di Dio, ed è capace di vedere le cose con gli occhi di Dio. Paolo dovrà essere accecato. Il contrario della preghiera è il peccato. Paolo viveva nel peccato, aveva al centro della sua vita l'io, se stesso. Quando egli verrà accecato, sarà capace di vedere non più se stesso, ma di vedere soltanto Dio. Allora il contrario della preghiera è il peccato, perché nel peccato noi mettiamo al centro noi stessi, nella preghiera mettiamo al centro Dio. E solo chi chiude gli occhi al mondo nella preghiera è capace di vedere Dio. La crisi del mondo allora è la crisi di preghiera. La crisi di orizzonti che il mondo ha non è la crisi del tecnicismo, non è la crisi dell'efficientismo, ma è l'incapacità di vedere al di là delle cose. E questo ce lo dà soltanto la preghiera, vedere le cose, il mondo, gli uomini, con gli occhi di Dio. Ecco che la preghiera diventa allora dinamismo, orazione. È preghiera ed è atto al tempo stesso. Non è soltanto abito del cristiano, non è soltanto il nostro battito cardiaco, non è soltanto il respiro della nostra vita, il respiro della vita del cristiano. Senza la preghiera la nostra vita spirituale è morta, senza la preghiera siamo incapaci non soltanto di vedere la gloria di Dio, ma di vedere la volontà di Dio nella nostra vita. Ecco l'importanza della preghiera personale, alla quale Padre Mario ci ha richiamati. Ma come animatori, e veniamo sul piano pastorale, nelle nostre comunità, noi non possiamo rinunziare a questo atto, a questo abito e a questo atto al contempo, costante della nostra vita. Noi possiamo pregare 5 minuti e dire tutto di Dio, dire tanto di Dio, dire tutto quello che abbiamo nel cuore in quel momento. Possiamo parlare a lungo e dire niente di Dio. Quante volte ci ritroviamo a parlare delle cose di Dio e siamo forse molto lontani dalla verità di Dio. Possiamo invece pregare anche 5 minuti e dire tutto ciò che il Signore mette nel nostro cuore ed avvicinarci alla verità. Ecco che io credo sia importante che diamo il primato nei nostri gruppi alla parola di Dio. Troppo spesso la crisi della preghiera nelle nostre comunità è crisi di verità, è crisi di parola di Dio. Dobbiamo convincerci sempre di più che nel rinnovamento la nostra preghiera, se è nello Spirito, se è nel potere dello Spirito, ricordate la prima Corinzi 14, canterò, pregherò con l'intelligenza, ma salmeggerò, pregherò, canterò nello Spirito. Se la nostra preghiera è nel potere dello Spirito, noi dobbiamo passare da quella che definiamo una preghiera spontanea nei nostri gruppi ad una preghiera ispirata, che è tutt'altra cosa. Spesso nella spontaneità non c'è lo Spirito. Ecco perché non è una preghiera che attacca, aggancia la vita, la cambia. Una preghiera ispirata, non una preghiera che sia appena spontanea, cioè libera, sincera. Ci deve essere un'ispirazione di Dio. Ecco perché desideriamo ricordare alcuni principi fondamentali nella nostra preghiera comunitaria. Quando è autenticamente suscitata dallo Spirito, essa diventa Flatus Dei, voce di Dio, e non soltanto una voce umana, non soltanto un afflato umano, ma diventa Flatus Dei, voce di Dio. Ecco il primato della parola di Dio, perché la nostra lode diventi non appena un esercizio labiale, ma diventi una lode ispirata e quindi una lode biblica, che sia pneumatologica, cioè
animata dallo Spirito Santo, ispirata dallo Spirito Santo, che sia cristocentrica nel nome di Gesù, alla presenza di Gesù, e teodiretta, diretta al Padre. Questa è la volontà di Gesù manifestata, che sia glorificato il Padre. Ricordate tutti i miracoli di Gesù. Il popolo si levava pieno di stupore e di meraviglia, glorificando Dio, glorificando il Padre. Allora, guidata dallo Spirito, cristocentrica, nel nome di Gesù, diretta al Padre, teodiretta. Questa è la vera preghiera di lode, la vera preghiera carismatica nei nostri gruppi, nelle nostre comunità. Ma ciò che conta è che quando il nostro cuore è rapito, come abbiamo visto questa mattina, è rapito dalla gloria di Dio, i nostri occhi vedono la gloria di Dio. Quella diventa preghiera. Quando siamo incapaci di vedere, forse vediamo soltanto le nostre tristezze, le nostre solitudini, le nostre paure, ed ecco che la lode si spegne sulle nostre labbra. Spesso ci sentiamo indegni di lodare il Signore, si sente dire, ma io non posso lodare il Signore, sono indegno. O spesso gli animatori dicono, senti, non mi sento, oggi non è una giornata in cui mi sento in forma. Oggi non ce la faccio, oggi ho problemi, oggi mi sento male. Dobbiamo forse passare dalla comodità della lode al sacrificio della lode, dalla rassegnazione alle nostre difficoltà umane, alle nostre impotenze umane, alla contemplazione della gloria di Dio. Noi non lodiamo il Signore per ciò che siamo, o per ciò che sentiamo, o per come ci sentiamo. Noi lodiamo il Signore per ciò che Egli è, non per ciò che Egli fa, o ha fatto, o farà. Perché anche lì spesso la nostra lode si ferma, si interrompe, e diventiamo i clienti di Dio, coloro che, come al supermercato, dopo aver acquistato, sono pronti a pagare, però prima devo scegliere i prodotti. E veniamo nei nostri gruppi alla ricerca dei doni di Dio, alla ricerca della guarigione, della consolazione, forse di una preghiera che ci commuova il cuore, ma la lode non deve commuovere il cuore, la lode deve cambiare la vita. La preghiera deve cambiare la vita, deve diventare autenticamente stile di vita. Dirà Paolo nel prologo agli Efesini 1, creati per essere lode vivente della sua gloria. E Paolo ai Tessalonicesi, nella prima, Tessalonicesi 5, rallegratevi nel Signore sempre. Filippesi 4, ve lo ripeto ancora, se forse siete lenti a capire, in ogni cosa rendete lode al Signore, sempre e in ogni cosa. Quanto è in me, dirà Davide, Salmo 103, quanto è in me, benedica il suo santo nome, quanto in me, ecco, dalla comodità al sacrificio della lode, perché ciò che forse abbiamo nel cuore lo sentiamo tanto poco. Ma ci dirà il libro del Siracide al capitolo 49, nel lodare il Signore sforzati perché ancora più grande Egli sarà, e quando tu penserai di avergli offerto nel giorno della gioia più grande, nel giorno dell'allegria più grande, anche tutta l'allegria del tuo cuore, Egli sarà ancora più alto, ancora più grande, anche nel giorno in cui tu pensi di sentirti finalmente pronto di lodarlo e di dargli splendida lode. È sempre la lode di un uomo che si avvicina a Dio. Quante occasioni allora perdute, mancate nelle nostre comunità, quante lodi soffocate da questa falsa visione della preghiera, di questo dialogo con Dio che il maligno spesso, con le sue interferenze, cerca di spegnere, scoraggiandoci, facendo serpeggiare in noi una falsa gioia, facendo serpeggiare nei nostri cuori tutti i nemici della lode, che sono il senso di indegnità, di paura, di rispetto umano,
Il prefazio comune 5 ci dirà: Signore, tu non hai bisogno della nostra lode, la nostra lode non accresce la tua grandezza. Ma per una disposizione del tuo amore, proprio questa lode, questo esercizio, ci ottiene la grazia che ci salva. La lode nel cielo è l'esercizio dei santi, che stanno al cospetto di Dio, i salvati. Sulla terra ci ricorda la liturgia, ci permette di avvicinarci a Dio, muove il nostro cuore a conversione. Ve lo ripeto, nella lode noi riconosciamo Dio per ciò che Egli è. E ciò che Egli è non è attaccato dalla nostra indegnità, non è attaccato dal nostro peccato, perché Egli rimane santo e rimane buono, misericordioso, degno di lode, padre. Anche se noi siamo quelli che siamo, peccatori. Ma il Padre vuole che questi figli si ricordino di Lui. E c'è grande gioia in cielo quando proprio io nel sacrificio della lode vinco le resistenze, le indegnità, le paure, le false concezioni della preghiera che mi impediscono di stare con Dio e interrompono questo rapporto con Dio e fanno tornare al centro il mio peccato, il mio io e si sostituiscono alla contemplazione della bellezza di Dio. Sono perduto, dirà Isaia, davanti alla manifestazione della santità di Dio, ma l'angelo è lì. Apri queste labbra, perché io tocco le tue labbra e ti rendo capace di contemplare la grandezza di Dio e di lodare il nome di Dio, ciò che lo Spirito viene a fare sempre. Ecco perché lo invochiamo, ecco perché chiediamo la discesa dello Spirito Santo e gli diciamo: fondici, plasmaci. E questo lo Spirito viene a farlo sempre. Io ho grande rammarico quando nei nostri gruppi invochiamo lo Spirito di Dio all'inizio dei nostri incontri di preghiera. Cosa facciamo tutti? Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio. E l'animatore insiste. Invochiamo lo Spirito di Dio e anche i più duri, i più resistenti finalmente si aprono. E qualcuno dice: spalanca le braccia verso il Signore. Tutti aprono le braccia come ad andargli incontro. Vi è mai capitato così, nella vostra vita, di chiamare qualcuno e di dirgli: vieni, vieni, e di stare lì con le braccia aperte? E questa persona che è stato chiamato per nome, Spirito Santo nel nostro caso, viene, si avvicina. E quando è proprio davanti a voi, nel canto, qualcuno vi ha spinti, vi ha stimolati, poi voi siete lì con le braccia aperte, che lo avete invocato, lui arriva davanti a voi e voi state lì a guardarlo. Accade questo nei nostri gruppi. Vieni Spirito, vieni, vieni, e tutti con le braccia aperte, e lui è lì, davanti a noi. E poi stiamo tutti: eh sì, però adesso io ho i miei problemi, Spirito Santo. E lui ritorna da dove è venuto. E noi nuovamente, perché l'animatore dice vieni, cantiamo e ancora cantiamo, oppure Gesù, e tutti lo invochiamo, e stiamo pronti lì, lui viene. Perché è certo che viene. E continuiamo a star lì, a guardare noi stessi. La lode deve avere il potere di rompere le catene del nostro cuore. Paolo, Pietro fanno questa esperienza, e non è appena un'esperienza figurata per noi, ma è ciò che la lode, quando è autenticamente lode, deve fare nel nostro cuore. Se non si rompe qualcosa dentro di noi, noi non abbiamo lodato il Signore. Volete una cartina al tornasole per sapere se effettivamente siamo riusciti a lodare il Signore? Deve essersi rotto qualcosa dentro di voi. Se non si rompono queste catene e voi rivedete la luce del sole e uscite fuori dalla prigione, quella non è stata autenticamente lode. La lode è Giovanni 7 o Zaccaria 9. E esulta senza freno. Davide, abbiamo sentito, esulta senza freno, si devono rompere tutte le catene. Tutte le catene che ci sono intorno a te. Giovanni 7, fiumi di acqua viva, una diga che si rompe, deve sgorgare dal cuore. Deve rompersi qualcosa dentro di noi. E dobbiamo avvertirla, una grande libertà, una nuova libertà.
quando rimaniamo ancora lì compassati, con un combattimento interiore, ma come lodo, e cosa dico, e cosa faccio, e potrò farlo, e non potrò farlo, e cosa pensa lui, e cosa penserà quell'altro, e se si ricorderà della mia preghiera, perché poi mi ha visto fare un'altra cosa. Noi non loderemo mai il Signore, perché continueremo a guardare noi stessi. Ed Egli è lì, con la sua gloria, con la sua bellezza, e noi abbiamo occhi soltanto per tutte le nostre bruttezze. Attirerò tutti a me. E il Salmo ce lo fa ricordare come il più bello tra i figli dell'uomo. Sfigurato, ci dirà il quarto canto del servo di Yahweh, tanto che non riusciamo neanche a guardarlo. Ma quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. E noi che abbiamo ricevuto la preghiera di effusione, perché tutti quelli che siamo qui dentro lo abbiamo scelto come Signore e Salvatore, in quel giorno, ricevendo il sigillo dello Spirito Santo, noi che siamo i sigillati dello Spirito Santo, non possiamo più incrostare questo sigillo di appartenenza con tutto ciò che si oppone alla sua gloria e alla celebrazione nelle nostre comunità della sua gloria, e al riconoscimento della sua gloria. Ma qualcosa deve spezzarsi dentro di noi, deve rompersi, perché quel sacrificio della lode diventi lode gradita a Dio. C'è una frase nell'Antico Testamento che viene messa in risalto in corsivo, e l'abbiamo ascoltato anche questa mattina, Geremia 33, lodate il Signore perché la sua grazia dura per sempre, lo troverete anche nel secondo libro delle cronache al capitolo 20, lo troverete ancora nel libro delle cronache quando c'è la dedicazione del Tempio, quando l'arca viene introdotta nel Tempio, lo troverete anche nel Salmo 136, la grande litania di lode, di ringraziamento, il grande Allel, che Gesù canta insieme ai suoi discepoli, questo salmo responsoriale. Lodate il Signore perché la sua grazia dura per sempre, o perché la sua fedeltà dura per sempre. Cosa significa? La lode ha il potere di richiamare l'intervento di Dio, è il Signore stesso che lo dice. Nella lode noi usciamo disarmati, usciamo fuori dal nostro stato umano, dalle nostre difficoltà, disarmati, perché il Signore viene a lottare per noi. Ecco perché nella lode noi otteniamo vittoria contro tutti i nostri nemici. Questa è la parola di Dio. Lodatemi, dice il Signore, la vostra lode richiamerà la mia attenzione, il mio intervento. Rimanete ben fermi lì a lodarmi, perché io combatterò per voi. Ce lo disse anche il Signore, Padre Matteo lo ricorderà, nel 1992, quando alla vigilia di un ritiro, riuniti a Pergusa, eravamo lì per questo ritiro di animatori e la domenica avremmo avuto una giornata ministeriale, succedeva ciò che tutti ricorderete, la strage a Capaci dove moriva Falcone e la sua scorta. E noi avevamo una grande tristezza nel cuore e chiedevamo al Signore, Signore, come possiamo lodarti? Come possiamo adesso continuare la nostra festa? Come possiamo qui preoccuparci della tua gloria? Se le nostre famiglie sono nel lutto, se la nostra terra è nella tristezza, il Signore con i profeti ci dava una parola, questa guerra è mia, voi datemi lode e prendetevi cura del mio santo nome. Noi abbiamo voluto obbedire alla parola di Dio, ma non era certamente ciò che il nostro cuore avrebbe desiderato, star lì a cantare e a gioire, quasi come se il mondo non ci interessasse, quasi come se la storia non ci riguardasse. Ma guardate la storia adesso. Guardate la promessa di Dio. Voi preoccupatevi del mio nome. Preoccupatevi di lodare il mio nome. Questa guerra è mia, io combatterò per voi. La stessa parola che il Signore aveva dato a Giosafat, al suo esercito. E mentre il popolo di Dio cantava, lodate il Signore, perché Egli è fedele e non può venire meno a se stesso, nella mia vita, nella vita della mia comunità, a questo sono chiamato. Rallegratevi sempre e in ogni cosa, anche in ciò che non capite, anche in ciò che vi confonde, anche in ciò che vi dà tristezza, anche lì rendete gloria al Signore. Ed Egli combatterà per voi, ed Egli interverrà. Ciò che il Signore ha fatto, ma non a distanza di molto tempo,
perché la mano del Signore già nel 93 è cominciata a stendersi su questa terra. Il popolo della lode non deve conoscere sosta in questa marcia intorno alle mura di Gerico, che sono spesso le mura del nostro cuore. Sono spesso le mura del nostro cuore, non soltanto le mura delle nostre città, le mura dei nostri palazzi di governo, le mura di tante industrie. Abbiamo fatto esperienza la scorsa settimana, la prima settimana di Lingua Glossa, la faremo anche questa volta, di come il rinnovamento debba essere un popolo che nella lode, nella certezza che Dio è presente, è operante, richiama l'intervento di Dio in tutte le situazioni della storia. È una lode che deve uscire dai confini delle nostre comunità. La lode è certezza di Dio. Noi troppo spesso facciamo diventare la nostra preghiera di lode una preghiera di ringraziamento, anche nei nostri gruppi. Quando diciamo grazie Signore perché Tu hai fatto, ci hai dato, ci hai donato. O una preghiera di intercessione dove chiediamo di impetrazione, di invocazione, dove chiediamo l'intervento di Dio. Ma noi dobbiamo riconoscerlo ora, adesso, in questo momento, ciò che Egli è, anticipando nella nostra lode ciò che noi desideriamo che Egli compia. Allora una preghiera di ringraziamento può diventare una preghiera di lode. Molte persone vengono nei nostri gruppi e ci chiedono: prega per la mia guarigione. Ma tu hai lodato il Signore che è perché Egli è guarigione? Hai provocato questo intervento nella tua vita? Lo hai già fatto? Sono in crisi, sono nel deserto, ma hai pregato? Il deserto, la crisi, è spesso sinonimo di assenza, di lode, di preghiera, di confidenza certa, fiduciosa con Dio. Guardiamo tante realtà che abbiamo sotto gli occhi e accorgiamoci come la crisi della lode, la crisi della preghiera e la crisi della presenza di Dio. Lodare non è evadere. Lodare non è separarsi. Lodare non è vedere tutto con gli occhiali rosa, come spesso nel passato ci hanno detto. Voi del rinnovamento vi chiudete in una stanza e il mondo non vi interessa, non vi riguarda. Non è vedere tutto con gli occhi rosa, ma come abbiamo detto, è vedere la storia degli uomini, la storia del mondo, con gli occhi di Dio, anzi, è togliere gli occhiali. Non avere nessuna distorsione nella vista, rosa o nera che sia. Benediciamo e ringraziamo il Signore per questo dono prezioso, importante, che ha voluto donare alla sua Chiesa. E non spegniamolo, come questa mattina Egli ci ha ricordato. La preghiera del rinnovamento è fondamentalmente e autenticamente lode. E anche intercessione, come adesso Padre Matteo ci ricorderà. Ma la lode non può esaurirsi nelle nostre comunità. La lode ha il potere di guarire, di liberare. Vedremo l'importanza anche del canto in lingue, che è espressione del giubilo nello spirito. E vedremo come dovremo riappropriarci di queste che sono le armi di Dio. Le armi di Dio, perché noi non combatteremo mai la santa battaglia se ci definiamo uomini in san cammino di santità, uomini spirituali, con le armi del mondo. Sono le armi di Dio che dobbiamo impugnare. Ed è nella lode che noi combattiamo la santa battaglia e avanziamo nella nostra vita spirituale. La lode ha il potere di farci guardare anche la nostra indegnità, ma senza sprofondare. Ma come Maria, o come volete già nel cantico di Anna, del libro di Samuele, alzare la nostra testa. La mia fronte si innalza davanti al mio Dio. Io vedo la mia miseria, dirà Maria, io vedo la mia umiltà, cioè che sono terra, che sono semplice, che sono l'ultima. Ma la mia anima esulta, ed esultanza significa danza.
Gesù, ripieno di Spirito Santo, Luca 10:21, esultò nello Spirito e gridò a gran voce: ti rendo lode, o Padre. Non è possibile che la nostra lode sia un ripiegamento. Non si può lodare il Signore con la faccia abbassata o con le spalle abbracciate. Non è possibile lodarlo così. Ti rendo lode, o Padre, con l'esultanza, con il salto. Perché? Perché riveli queste cose ai piccoli, ai semplici. La lode germoglia in un cuore che si sa far piccolo, in un cuore che vuole diventare semplice, in un cuore che, come Maria, sa umiliarsi. E ciascuno di noi, animatori, non diventiamo tecnici della preghiera, non diventiamo giganti della preghiera, ma riusciremo a guidare i nostri fratelli nella misura in cui sapremo veramente farci piccoli e per primi contemplare lo stupore di Dio, perché gli altri in questo sì sappiano imitarci, in questo sì sappiano lasciarsi guidare. Il resto è opera umana. Mi rivolgo allora e concludo a tutti gli animatori qui presenti, che spesso vengono ai nostri corsi per cercare di imparare le tecniche, le dinamiche, le metodologie, quanto tempo per questo, quanto tempo per quell'altro, come si comincia, come si finisce. Se è lo Spirito a guidarci, la prima cosa che lo Spirito farà dentro di noi è quella di farci sentire talmente piccoli e incapaci da dover necessariamente confidare nella sua guida. E quando Egli prende, come accade nella preghiera, il timone della storia, il timone della guida della nostra vita, allora lì sì che l'amen e l'alleluia ritornano sulle nostre labbra. Amen e alleluia, non dimenticatelo, perché con l'amen noi facciamo comunione fra gli uomini. Diciamo: è così, è vero per me, è vero per te, è proprio così. È la verità di Dio che noi contempliamo. Amen. E quando diciamo l'alleluia, la nostra lode si rafforza e il cielo si congiunge alla terra. Quando l'amen e l'alleluia, quando queste due proiezioni orizzontali e verticali si spengono, non sono evidenti nella nostra comunità, è segno che non è lo Spirito che ci sta guidando, che non è lo Spirito che sta mettendo nel nostro cuore le parole Gesù e Padre, dalle quali si comincia, perché è da lì che comincia ogni preghiera. Gesù è Abba, il resto lo fa Lui. Non ci sono tecniche, non ci sono dinamiche, non ci sono tempi. C'è la necessità di diventare docili e di umiliarsi davanti a Dio. Amen. Però con Dio non ci si stanca mai. Domani. Domani è la festa della Trasfigurazione. Prego di fissare un momento la scena del Tabor. Al centro c'è Gesù, avvolto in una nube luminosa. A destra e a sinistra Mosè ed Elia, i due grandi personaggi del Vecchio Testamento che rappresentano la legge e i profeti, rappresentano la rivelazione, anch'essi avvolti nella luce di Cristo. Prego di fissare questo momento. Guardare a Gesù, guardare a Mosè, guardare ad Elia,
perché entriamo nella preghiera di intercessione. Al centro Gesù, il grande intercessore, il mediatore della nuova alleanza. A destra e a sinistra, i due grandi intercessori della vecchia alleanza. L'intercessione occupa un posto importante nel Vecchio Testamento, nella preghiera del Vecchio Testamento. E fissano le qualità dell'intercessore e il modo di intercedere. Le grandi figure degli intercessori del Vecchio Testamento li facciamo passare così in fila davanti a noi, cominciando da Abramo, l'amico di Dio, che intercede, che contratta con Dio. La figura di Mosè, che intercede, prega sulla montagna, seduto su una pietra, quella pietra è Cristo. Dico sempre che quando incontrate pietra nelle scritture, ricordatevi che la pietra è Cristo, come dice Paolo. E come dice Gesù stesso, io sono la pietra. Sulla pietra poggia la testa Giacobbe e vedi i cieli aperti. Sulla pietra prega Mosè e ottiene. La grande figura di Aaron che prega a tava, ecco, pone l'incensiere davanti a Dio, Mosè grida, pone l'incenso, preghiamo, intercediamo, e il flagello cessa. La grande figura di Elia, quest'uomo capace di chiudere i cieli e di aprire i cieli. Per 3 anni chiude il cielo, 3 anni e mezzo, e poi apre i cieli e cade la pioggia. Questo grande intercessore che fa aprire la porta del cielo e provoca il fuoco divino sulla vittima. Sono delle grandi figure che passano davanti ai nostri occhi. Ma davanti ai nostri occhi resta sempre il grande intercessore, Gesù, il mediatore tra Dio e gli uomini. E nel Nuovo Testamento, accanto a Gesù, dopo Gesù, innestate in Gesù, troviamo Maria, colei che intercede, colei che ottiene. E così tanti altri, dopo Maria, che si innestano nell'intercessione di Gesù, l'unico mediatore. Anzi, diciamo che il vero mediatore, il vero intercessore del Vecchio e del Nuovo Testamento, di tutta la storia dell'umanità, resta sempre Cristo. E attraverso Lui che scende il cielo sulla terra, e attraverso Lui che ascende la terra al cielo. Vedrete gli angeli di Dio salire e scendere attraverso il Figlio dell'uomo. E allora che cos'è la preghiera di intercessione? Chi è l'intercessore? La preghiera di intercessione
ha due occhi, uno rivolto a Dio, uno rivolto all'uomo. Mentre nella preghiera di lode, nella preghiera di benedizione, tutti e due gli occhi sono rivolti in alto a Dio, nella preghiera di intercessione, l'uomo o l'intercessore l'occhio lo sguarda a Dio, lo sguarda all'uomo, l'orecchio a Dio, l'orecchio all'uomo, e a metà tra Dio e l'uomo. L'intercessore è colui che sta di mezzo per ottenere un favore, ed è un uomo che vale per il suo amore, perché l'amore è la leva potente dell'intercessione. È un uomo che ama Dio, un uomo che ama l'uomo, ed è per questo che è in grado di intercedere. Un uomo che nell'amore conosce le esigenze di Dio, conosce le esigenze dell'uomo, sente le istanze di Dio, sente le istanze dell'uomo, e si metterà a intercedere ed offre se stesso come Goel, come vittima, pur di ottenere, proprio come fece Mosè. Cancella, mio Signore, dal mio popolo, cancellami dal libro della vita, ma io voglio ottenere misericordia per il mio popolo, come fece Gesù, che offrì se stesso per il riscatto di tutti, e ottenne il riscatto di tutti. Ecco l'intercessore, colui che ha queste tre qualità, un uomo che conosce le esigenze di Dio, le esigenze dell'uomo, e le vive, colui che ama Dio, ama l'uomo, ed è per questo che osa mettersi tra Dio e l'uomo, per piegare Dio all'uomo e salvare l'uomo. Una persona che offre se stesso, pronta a pagare di persona, pur di ottenere, questo è l'intercessore. Ma veniamo un poco alla preghiera di intercessione, e vorrei in questo momento fissare gli occhi su Maria, nostra madre, colei che intercede per noi e ottiene. Guardate Maria. Maria ama Dio e ama gli uomini. È posta in una condizione di disagio, perché alle nozze di Cana viene a mancare il vino. Maria è intraprendente, ecco una prima intraprendenza di Maria. Essa stava con le donne nel convito, gli uomini stavano in un'altra sala nel convito. Maria è intraprendente e irrompe nel convito degli uomini, nella stanza degli uomini. Gesù la vede, ma qui, che stai a fare qui? Non hanno più vino. Che c'è, non hanno più vino? Sta a tuo posto. Ecco la prima intraprendenza. Seconda intraprendenza di Maria. Gesù aveva detto, l'ora mia non è venuta. Gesù aveva parlato dell'ora sua, dei segni che avrebbe fatto. Ma l'ora mia non è venuta. Come se non ci sentisse la Madonna. Sentiva il gemito di coloro che erano senza vino. Gli apostoli avevano tracannato bene. Gesù si era portato 12 da presso
e anche lui beveva, perché l'accusa che gli facevano era che bevitore di vino, e la nostalgia del vino non la perdette mai, perché proprio prima di morire, dopo l'ultima cena, dice: berrò ancora di questo vino, però nella casa di mio padre, e lo berrò con i miei amici. E allora questo bevitore di vino, Gesù, con gli apostoli che pure tracannavano bene, svuotarono le riserve di quella povera famiglia. E Maria si rende conto della situazione in cui si trovava e senz'altro dice: ehi, fate quello che vi dirà. Ecco, piega Gesù. Guardate l'intraprendenza di Maria, la forza di Maria. Piega Gesù, piega il Padre. Padre eterno, affretta l'ora di tuo figlio. Qui il miracolo deve avvenire. Io voglio il vino. E ottiene. Però perché ottiene? È una persona grata a Dio. Il Padre non può dire di no alla sua figlia prediletta. E poi Gesù non può dire di no a sua madre. E poi c'è lo Spirito Santo in Maria che grida, perché vi dirò subito che è lo Spirito di Dio che prega in noi, che gemi in noi, ottiene. Ecco una figura bellissima questa di Maria, colei che intercede per noi. Anche noi siamo chiamati ad essere intercessori. E dobbiamo innestarci nell'intercessione di Cristo, perché l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù. Anche gli intercessori del Vecchio Testamento erano intercessori in Gesù che doveva venire, perché in vista di Gesù il Padre Eterno concede. Per cui Gesù resta sempre il grande mediatore. E allora in Gesù anche noi dobbiamo intercedere. Come intercedere? Sì, possiamo prendere ad esempio l'intercessione dei santi, di Mosè, di Elia, di Maria, ma dobbiamo un po' calarci in Gesù. Per assorbire da Gesù la forza dell'intercessione. Dobbiamo essere conoscitori di Dio, conoscitori degli uomini. Dobbiamo essere amanti di Dio, amanti degli uomini. E dobbiamo essere pronti a offrirci a Dio in riscatto per molti. A pagare di persona. Dobbiamo allora calarci in Cristo Gesù, prendere da Lui la conoscenza di Dio, la conoscenza degli uomini, l'amore per Dio, l'amore per gli uomini, calarci nel sacrificio di Gesù e riemergere con Gesù come intercessori presso il Padre. Questa è la vera intercessione. E allora noi dobbiamo trovare nei nostri gruppi persone che hanno il carisma dell'intercessione.